ed è qui con noi questa sera per la terza rassegna cabarettistica Città di Lendinara. Sorridi, domani andrà peggio. Alberto Patrucco, facciamo un bel applauso Alberto, nostro grande amico. Di essere di nuovo fra voi, che siete veramente un pubblico fantastico. State già dormendo? Posso parlare? No, vi vedo comico e spiazzato. E siamo veramente ormai al paradosso. La realtà ha superato la fantasia e il paradosso spiazza il comico. Certo, voglio dire, non tutti i politici sono ladri, ma il paradosso esiste. Molti pensano che non tutti i politici sono ladri perché tutti Di Pietro non potrà mai blindarli. Ecco il meccanismo. I palazzi di giustizia sembrano diventati saloni di bellezza. Tutti lì a farsi le mani. Ma mi chiedo, potrà mai chi ha le mani in pasta avere le mani pulite? Questo è un meccanismo strano. E appena scatta questa operazione manette pulite, tutti lì a dire che è un complotto, dicono che sono estranei ai fatti, dicono addirittura che c'è fumus persecutionis. Ma che cazzo è questo fumus persecutionis? Cos'è? Una canna che non tira bene? Che cos'è? Guarda che Rosy Bindi è la rocchettara del gruppo, eh. Sai che lei suonava nel complesso di Fracionfoli, eh? Anzi, era il complesso di Fracionfoli, eh? Pulita, vergine, per scelta degli altri. Dai, ma chi ce l'ha più? Ah, oh, Rosy Bindi. Rosy Bindi? Rosy Bindi chi è? È la figlia di Nonna Ace. Hai presente Nonna Ace? Quel quintalone di donna bianca. Nonna Ace era così anche 25 anni, è completamente corrosa dalla varichina. Finiamola con le stupidate. Soprattutto noi che siamo sempre stati onesti e leali. Abbiamo sempre dato a Cesare quel che è di Cesare e a Craxi quel che è nostro. Cioè qui si rivalutano tutti. Il franco, il marco, il dollaro. Niente da dire, queste sono monetone. Cacchio, ma il rublo. Sai che si è rivalutato il rublo? Il rublo è una moneta rifiutata persino dai collezionisti. Sai che si è rivalutato il lek albanese? Che per leccare un ghiacciolo ce ne volevano 10.000 di lek, rivalutato anche il lek. Comico oggi è la frutta. Grazie, mi piace. Mi piace veramente venire a Lendinara perché siete degli amici veramente fantastici. Lo dico al di là delle ruffianerie che solitamente si fanno. Mi piace veramente, poi si è stabilito un bel rapporto. Un altro grande applauso ad Alberto! E l'imperativo dell'estate 1993 a Lendinara è Sorridi! Domani andrà peggio! Ciao a tutti, buonanotte, vi aspettiamo mercoledì, mi raccomando, non mancate! Ciao a tutti!